Comunque, se qualcuno sta guardando questo video su YouTube, speriamo di sì, sta guardando una versione concentrata del video. Mm. Se si vuole vedere il video completo, bisogna venire live su Twitch. Vabbè, ovviamente. Siamo qua con il secondo ormai episodio di una serie di videocassette riportate in digitale del buon vecchio Gualtiero Marchese, che negli anni 80 ha fatto dei corsi di cucina dedicati, credo, alle casalinghe. Il contrasto che c'è tra il suo nome e il fatto che faccia queste cose qua è un pochino stridente. Nel primo episodio abbiamo visto la pasta, il secondo episodio riguarda un altro carboidrato essenziale, ovvero il riso. Vediamo cosa ci propone il caro vecchio Gualtiero. Io avevo guardato tempo fa quello del pranzo di Natale. Spoilerò nulla, se non che c'è Gualtiero Marchese. Questa videocassetta è esclusivamente destinata ad uso domestico, è vietato qualsiasi altro utilizzo e punto. In particolare e punto. Ah, ma è Oldani. È Oldani. Che spettacolo! sembra uno che gli hanno fatto mettere corpetto. No, gli hanno fatto mettere la giacchina da cuciniere, però con ancora lo metto dentro. La latta d'olio del meccanico, Come dell'olio carico. Cos'era quella roba lì, esatto? Cipolle. C'è tutto quello che è bianco, non si distingue. Fatto caldo. Ma c'è la masticata rossa? Vediamo. 20 minuti. Facile, assaggialo se è cotto, Gualtiero. Sembra Giuliacci quando faceva le televisioni del mio. Ma poi immagino che già è tutto contralto. Contralto, poi accanto c'era sto green screen che non capiva che cazzo era. Mi lascia un senso d'ansia che non sbatte le palpebre. È vero, non muove un muscolo, è quello il problema, cioè. Non sale che neanche mia nonna, metto quello che si porta in vacanza, quello lì. Ma basta, cioè, hai svaligiato mezzo Marione per tutto quel sale. Erbe indefinite, credo. Teoricamente sono prezzemolo, basilico, odori. Una bella ramenata. Che c'aveva 75 microfoni per uno qua che non si capisce niente di cosa dice. Io farei una proposta, vista la metodologia di impiattamento, una bella cazzuola laser. Ha fatto palesemente quel gesto lì. Una striscia poi a cubetti, saltato leggermente. Basta, è finito il piatto, mangiare la ciotola, facciamo prima. Riso mantecato all'olio d'oliva con filetti di pesce persico. Mi sta guardando? Siamo qua noi, sono. Cioè, ha svitato proprio tutto lui. Tutto, non c'è neanche il. Ma proprio è andato lì con la priscatola, no? Ma tra l'altro utilizza il riso principe che io ho una vita che non trovo più. C'è ancora il riso sul bordo, che quando puntualizzava lì. Non è che. A me dà fastidio vedere io. Ma io dico. Non è che se io non lo vedo lui non mi vede, cioè. È lì, Ho mantecato l'olio di oliva. Ricordatevi sempre di aggiungere l'olio. Olio d'oliva mantecato al risotto. Sempre. I piemontesi questo lo sanno bene. Solo i piemontesi. Il resto d'Italia non sa un cazzo. Dice due, ne mette tre. Cioè, ma la coerenza di quell'uomo dove è andata a finire? Diciamo che negli anni 80 la farina era un po' dappertutto. E si manteca anche meglio. La panna, guarda. Piace farlo scorrere lungo il piatto a velo. E c'è il Parkinson. No, è che ho preso qualche buca. 12 fogli di salvia. Sono 13. Zucca, mettono in una ciotola e prendono con le mani. Cioè. Così difficile. Sì, sono pronto. Sono veloce. È quella che ha. Sì, veramente, c'hanno una. Sotto pressione, sì, in una maniera. Vedete che lì c'era la Rai, no? Sì. Dai! Dietro. Muoviti! C'era qui l'operatore con la camera. Addosso, c'era lì l'operatore con la camera e dietro tutta la Rai, il presidente, l'amministratore delegato. Lo togliamo con la retina in modo. Retina. Più garbato, diciamo. Perché scolarlo dopo di fine da barbone. No, retina perché lo sta pescando. Se sono così sottili. Sì, è una bella. Da vedersi è veramente triste. Sì. Penso la casa. Cioè, vediamo che cagata viene fuori. Bellissimo. Il pastone che faccio io per le galline. Grazie, su vuoi metterci a male. Ma comunque, scusa, 60 grammi di riso a testa. 70. Perché fa conto che c'è anche la carne, forse. Sì, ma sono 33 grammi e poco più a testa di filetto. Beh, costa.
Si fa risparmio, zio. Il filatura ne ha usato tre fettine. Il resto butto via. No? Sì. No, perché l'amministratore delegato ha detto: ascolta, te l'ho prestato. No, porti cammino. Stasera. Riso pilaf, salsa al curry. Vedi chi è che ha mixato sta? No, si è acceso. E sei sicuro che si è acceso? Secondo me, perché è gasolio quel fuoco, quindi fa un po' fatica. C'ha sotto la bombola del campeggio. Un po' di compressione. Shaki, shaki. Parlo quanto voglio. Che devi agitarlo? Buttalo dentro, tanto dopo lo mischi. Che fa figo. Tutto qua. Allora, ma no. Tutto? Che violenza. Ti ricordo, no, che, no, ma... ti ricordo cosa hai detto prima, in maniera più fine. No, no, è che hanno proprio tagliato e mandato in loop lo stesso periodo. Però che andava giù. C'era un tubo sotto la pelle. Ma c'è forno. Cazzo, ma Cristo, ma i coperchi non ve li ha regalati la Rai? Infatti, perché la carta da forno? Ma allora, può funzionare come coperchio, ma se c'hai i coperchi perché devi mettere la carta da forno? Allora, adesso è il latte di cocco adesso. Ma c'era anche il pane. Ma lui non aveva detto un pezzo di panna liquida. Vedi. Diciamo che tagliati agli starelli. Devo fare una considerazione. Vai, considera. Che è la panna? Che dico che comunque curry è una preparazione che arriva dall'India. Dall'India. Paesi comunque del. Dico. Per questioni religiose loro non possono toccare e attingere da tutto ciò che producono le vacche, quindi perché la panna? Adesso faremo presente all'ambasciata indiana sta cosa qua. Non so se hanno mai visto questo video. Scottati, Davide. Piano che scotta. Ti ha messo il pannolino. Ha cagato. Adesso stesso impiattamento di prima. Appunto. Andare a casa, per favore, basta. In 4 giorni che mi tengo qui. 4 giorni che cucino riso. Non ne posso più. Il pollo mettetelo bene sopra tutto. Non vi permetterà di vedere la merda, la merda che c'è sotto. Riso pilaf con salsa al curry. Al curry. Si è appoggiato. Non ce la fa più. Sono qua da 3 settimane. Lasciatemi andare. Vabbè. Va bene. Direi che abbiamo visto un po' di roba. È stata interessante. Si darà. Onesto. Ricordiamo sempre che se state guardando questo video su YouTube, è la versione concisa. Condensata. Condensata come il latte. Poi la versione spantegata su Twitch, però. Esatto. Quindi se volete vedere tutta la live, perché avete visto tutto, potete venire su Twitch, quindi iscrivetevi, link in descrizione e basta. Salutiamo.